Buongiorno a tutti, sono Marco Massi. Oggi andremo a realizzare un biscuit al cioccolato. Gli ingredienti sono 360 g di tuorli, 260 g di zucchero, 325 g di albume, 65 g di zucchero, 65 g di farina, 65 g di cacao, 65 g di fecola di patate e 130 g di burro fuso. Iniziamo con la preparazione. Mettiamo in planetaria gli albumi e lo zucchero. Mettiamo a montare con una frusta a fili fini. Nel frattempo andiamo a setacciare insieme la fecola di patate, il cacao e la farina. Andiamo a montare gli albumi a neve ferma. Dobbiamo fare attenzione a non montare troppo gli albumi, altrimenti poi faremo fatica ad incorporarli con i tuorli. E li mettiamo momentaneamente in una ciotola. Poi andiamo a montare i tuorli e lo zucchero. Quando i tuorli saranno ben montati, andremo ad incorporare gli albumi. Mettiamo poco per volta, sempre mescolando dal basso verso l'alto, al fine di incorporare due montate. Quando i due composti saranno ben amalgamati, andremo ad incorporare le farine. Sempre mescolando dal basso verso l'alto, infine andiamo ad inserire il burro fuso ad una temperatura di 45-50 gradi. Dovrà risultare un composto bello, liscio, lucido e questo significherà una perfetta emulsione tra i grassi. Prendiamo una placca da forno. Prendiamo uno strato alto circa un centimetro su tutta la teglia e andiamo a infornare a 170 gradi per 18 minuti.